volta voglio parlarvi di questa pietra. Stavo facendo una passeggiata e a un certo punto sono entrata in un negozio nuovo, non sono mai entrata in questo negozio e ho trovato questa pietra, Love Your Life. L'ho vista, mi piace il colore, mi piace la forma. E a forma di cuore, ve la faccio vedere un pochettino più da vicino. Non si vede molto bene, comunque c'è scritto Love Your Life. Io penso che sia una frase molto importante e penso che ognuno di noi debba amare la propria vita, debba essere contento della propria vita. È di questo che voglio parlarvi oggi, perché vivere contenti, soddisfatti della propria vita sicuramente ci aiuta tantissimo, aiuta sicuramente ad affrontare la vita, ad affrontare le difficoltà, le giornate con uno sprint, una positività in più. E sì, la voglio mettere qui. A questa altezza, l'altezza più o meno del cuore, perché ovviamente non tutti sono contenti della propria vita, ma sarebbe molto facile trovare in giro gente contenta della propria vita. Ma quello che voglio consigliarvi è di prendervi un pochettino di tempo, riflettere. Lo so che le giornate passano in maniera caotica, non si ha il tempo, le 24 ore non sono abbastanza, però consiglio di prendere anche soltanto 5 minuti, 3 minuti e di riflettere un pochettino, per esempio, come avete affrontato la giornata, cosa è accaduto, cos'è che vi ha fatto piacere, cos'è che vi ha dato dispiacere, analizzare un pochettino le vostre giornate e da lì incominciare ad allargare pian piano la visuale della vita. In che senso? In che senso che cominciando a pensare alle nostre giornate, come le abbiamo passate, da là può essere un buono spunto per conoscerci meglio, per capire cos'è che ci piace, cos'è che ci disturba e poi cercare di apportare delle modifiche, dei cambiamenti, perché se non si è soddisfatti della propria vita è inutile piangersi addosso, è inutile continuare a essere tristi, bisogna comunque amarsi, sapersi amare. E quindi reagire, decidere, pensare un po' a cosa ci dà fastidio e quali cambiamenti possiamo apportare per diventare gioiosi, contenti, soddisfatti della propria vita. A volte lo so, serve del coraggio. Cambiare vita non è facile, cambiare abitudini non è facile, però se questo è quello che aiuta poi aiuta ad avere una vita migliore, bisogna farlo, perché vivere una vita che ci piace sicuramente è un qualcosa, un traguardo molto importante. Quindi cercare di lavorarci su, cambiare, apportare dei cambiamenti, perché tutti abbiamo il diritto di avere una vita che ci piace. Tutti abbiamo diritto alla felicità. E ovviamente, come dicevo, a volte serve coraggio, tanto coraggio, altre volte servono degli aiuti, però è molto importante partire proprio dall'autocritica, l'auto-analizzare proprio le proprie giornate. Quello è un buon punto per
notare cosa dobbiamo cambiare. Se facciamo al contrario, passare le giornate, una giornata dopo l'altra, così senza renderci conto, senza analizzarla, e magari siamo anche tristi, alla fine della giornata siamo tristi, non siamo soddisfatti della nostra vita, e allora là c'è il problema, là esiste il problema, là bisogna veramente agire. Prima reagirete e prima riuscirete ad avere ad amare la vostra vita. È molto importante e questo ci aiuta a vivere veramente le giornate in maniera più positiva, più le giornate saranno più soddisfacenti, cercare anche di vedere sempre l'aspetto positivo. E un'altra cosa che vi consiglio è sorridere anche quando non vi va di sorridere. Quindi se vi alzate e vi sentite già tristi, vi sentite magari con l'angoscia anche di vivere, perché no? Reagite così, con un bel sorriso, sorridete e poi vedrete che diventerà una cosa contagiosa per voi stessi, ma anche per gli altri. Vedrete che in qualche modo l'angoscia, la tristezza se ne andrà, però ovviamente, come dicevo, non è l'unica cosa che vi aiuterà a cambiare vita. È molto importante proprio cercare di analizzarla e apportare dei cambiamenti. Io spero nel mio piccolo di avervi dato dei consigli. Ho visto questa pietra, veramente mi è venuto subito la voglia di parlarvi di questo. Io, anche per me, per esempio, adesso vivo a Lussemburgo, ma cambiare completamente vita non è stato facile. Sicuramente ho avuto una gran dose di forza, di coraggio. Ci sono state molte persone che me l'hanno riconosciuto, altre persone che ancora aspetto che mi dicano, non è che aspetto, non mi aspetto che mi dicono, hai avuto coraggio, brava, però all'epoca sì, mi aspettavo che mi dicessero, mamma mia, che coraggio. Adesso non me l'aspetto più, perché anche questa cosa qui. Bisogna cercare di non aspettare, di non attendere che gli altri ci dicano o ci facciano, perché l'attesa crea una sorta di stress, di ansia, quindi avanzate nella vostra vita facendo ciò che vi può fare stare bene, sempre ovviamente nei limiti. E poi, se le cose arrivano, se le riconoscenze arrivano, è bene, altrimenti una cosa assicuro, la riconoscenza più grande che vi arriverà sarà proprio dentro di voi. Troverete dentro di voi una gioia e una soddisfazione che nessun altro vi può dare. Può venire tutto il mondo a dirvi sei stata brava, sei stato bravo, ma se voi stessi non vi sentite così bravi, tutto ciò sarà nullo. Quindi cercate un pochettino di gioire riflettendo, partendo proprio dalle piccole cose. Evitando, quindi evitate di passare le giornate. Io conosco molte persone che avrebbero voluto anche fare il mio passo, ma non l'hanno fatto perché molte volte è molto più facile piangersi addosso o inventarsi dei motivi non reali per continuare a vivere la vita che non ci piace. E invece bisogna avere un po' di coraggio in più. Nel mio caso il coraggio è nato perché io mi ritengo una persona comunque coraggiosa. Quando decido di fare qualcosa, la voglio fare. È difficile che qualcuno mi blocchi, quindi sono una persona sicuramente molto determinata.
ma questa forse mi è venuta anche perché bisogna avere anche, ho molta voglia di vita, quindi vivere è la cosa più bella di questo mondo, cerchiamo di sfruttarla perché non sappiamo fino a quando potremo continuare a vivere, quindi vivere sapendo che abbiamo fatto tutto ciò che ci poteva. Che poteva essere giusto per noi, penso che sia la cosa migliore, la sì che possiamo dire, love your life. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!